Buonasera, buon inizio settimana e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Gli Stati Uniti hanno una lunga e storica relazione con l'Italia. Ci congratuliamo con il nuovo governo e siamo impazienti di continuare la cooperazione per accrescere i nostri risultati ed affrontare le numerose sfide che abbiamo di fronte come comunità globale. Così un portavoce del Dipartimento di Stato che ha commentato il nuovo esecutivo guidato da Mario Draghi. Poche ore prima il tweet di congratulazioni, tutto dall'America di Joe Biden allo stesso Draghi, con l'auspicio di una stretta collaborazione per affrontare le sfide globali, dal Covid ai cambiamenti climatici. Congratulazioni, Primo Ministro Mario Draghi. Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lei per approfondire la nostra forte relazione bilaterale, cooperare durante la sua leadership del G20 e affrontare le sfide globali dal Covid a climate change, ha twittato Joe Biden. Arriva puntuale intanto il bollettino odierno dei nuovi casi Covid in Italia, divulgato dal Ministero della Salute. Si registrano oggi 7.351 contagi su 179.278 tamponi e 258 decessi. Ieri erano stati invece 221. I contagi invece ieri erano stati 11.068. In Italia scendono sotto i 400.000 malati Covid. Gli attualmente positivi delle tabelle del Ministero della Salute, con un calo odierno di 4.685 unità. Il totale è ora di 398.098. I positivi al Covid non calavano sotto questa soglia dallo scorso 2 novembre. L'inizio della stagione sciistica slitta ancora, questa volta al 5 marzo, provocando l'ira delle regioni, degli operatori del settore e della Lega. L'ennesimo stop al turismo invernale, a poche ore dalla programmata riattivazione degli impianti, rischia di diventare la prima grana del governo Draghi. La Lega infatti insorge per questa decisione. Non si può, dicono i capigruppo leghisti, continuare con il metodo Conte. Annuncio la domenica e chiusura il lunedì ad opera del trio Ricciardi e Arcuri Speranza. Serve un cambio di passo e rispetto per la gente di montagna e per chi lavora, oltre ai rimborsi veri e immediati. Ad insorgere sono anche i gestori degli impianti, insieme ai maestri di sci e a tutti gli operatori della montagna, che parlano di stagione ormai saltata nonostante quanto investito per l'apertura e chiedono ristori. Il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, ha espresso stupore e sconcerto, anche a nome delle altre regioni, per la decisione di bloccare la riapertura degli impianti sciistici a poche ore dall'annunciata e condivisa ripartenza. Arriva puntuale anche il bollettino dei contagi Covid di oggi in Campania, divulgato dall'Unità di Crisi Regionale. I positivi del giorno sono 966, con sintomatici 44 e asintomatici 871, a fronte di 9.509 tamponi processati, dei quali 795 antigenici. I guariti del giorno sono 888, per un totale di 170.804. I deceduti sono invece 16, di cui 7 nelle ultime 48 ore e 9 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale di 4.022. Per il consueto report dei posti letto su base regionale tra offerta pubblica e privata, i posti letto di terapia intensiva disponibili sono sempre 656, occupati 107, di degenza ordinaria 3.160 e occupati 1.281. È stata avviata un'indagine mirata per l'analisi dell'aumento dei campioni positivi registrata in Campania nelle ultime settimane, in relazione a possibili varianti del virus. Lo studio di sorveglianza epidemiologica condotto da Istituto Zooprofilattico Digem Cotugno prende in esame la diffusione territoriale del contagio attraverso il campionamento dei casi positivi. Ha già verificato che la percentuale di incidenza della cosiddetta variante inglese in Campania, in media con quella nazionale, attestata al 25%, un caso quindi su 4. E questa è la principale motivazione per mantenere altissima la guardia e per cui si richiede un lavoro ancora più intenso di controllo su tutti i territori e sui contatti diretti dei positivi con la variante inglese. È in atto un'azione di monitoraggio costante sulla diffusione delle varianti ed è ancora più urgente che vi siano a disposizione i vaccini necessari per continuare in maniera sempre più massiccia la campagna di vaccinazione in corso, ha scritto in una nota la Regione Campania.
Numerose misure di custodia a Foggia nei confronti di un'organizzazione criminale dedita al traffico internazionale di droga. L'operazione da questa mattina, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo di Bari, ha dato vita all'identificazione della fitta rete di coperture e complicità in varie province, con propaggini in Campania ed anche in Lombardia. Durante l'indagine sono state registrate cessioni per un totale di circa 640 kg di stupefacenti, il cui valore di mercato supera i 4 milioni di euro. Sequestrate anche armi da fuoco rubate provenienti dal mercato clandestino di Napoli. I criminali, spiegano gli agenti di polizia, facevano arrivare ingenti quantitativi di hashish dal Marocco attraverso la Spagna per spacciarla nella provincia di Foggia. Piazze chiuse nel giorno di San Valentino a Somma Vesuviana e replicheremo anche domani, martedì 16 febbraio, con il divieto di manifestazioni sia all'aperto che al chiuso. Ringrazio i cittadini di Somma Vesuviana perché stanno dando prova di civiltà, comprendendo anche le scelte di queste ore. Dobbiamo continuare su questa strada rispettando tutti le norme di sicurezza sanitaria. La curva dei contagi Covid registra un aumento nelle fasce di età da 0 a 5 anni, dagli 11 ai 13 anni. Inoltre l'unità di crisi ha segnalato di recente un alert per la nostra città fino al 20 febbraio. A Somma Vesuviana infatti resteranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private. C'è il divieto di riunioni e assembramenti all'aperto e al chiuso. Lo ha affermato Salvatore Di Sarro, il sindaco di Somma Vesuviana. Ma non solo, Somma alle prese anche con l'emergenza gelo e neve. I volontari della Protezione Civile Cobra 2, ha dichiarato ancora il primo cittadino, hanno sparso il sale lungo le strade della zona alta di Somma, sotto il coordinamento del loro presidente Vincenzo Secondulfo, e in particolare in via Castello, onde evitare alle prime ore del giorno pericolo agli automobilisti e dunque a tutela della sicurezza anche delle persone. Nuovo appuntamento con gli aggiornamenti della curva pandemica sul territorio casertano a cura dell'AS locale. Nel bollettino di oggi, lunedì 15 febbraio, il numero dei tamponi inferiore alle 1000 unità, 813 per la precisione, che hanno accertato la positività di 78 persone. Il tasso di incidenza è sceso sotto il 10%, attestandosi sul 9,5. I guariti sono stati 87, 3 invece deceduti. In cima per numero di attuali positivi c'è Caserta con 231 casi, seguita da Maddaloni con 230 e Marcianise con 177. A tal proposito, attraverso un comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell'AS di Caserta, è stato comunicato che la stessa azienda, su indicazione della Regione Campania, sta predisponendo la campagna di vaccinazione per il personale scolastico docente e personale ATA. L'ASL, una volta ricevute le adesioni, comunicherà a ciascuna persona le modalità di accesso alla vaccinazione. Si confida, si legge nella nota, nella massima diffusione e nella massiccia adesione, rappresentando il vaccino la via da percorrere necessariamente per uscire da questa emergenza sanitaria, unitamente alle altre regole basilari, distanziamento, uso della mascherina e lavaggio delle mani. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha deciso di disporre la sospensione delle attività didattiche in presenza per le scuole pubbliche di ogni ordine e grado per la giornata di oggi. Il provvedimento è stato preso per questioni di sicurezza, visto la nevicata che ha colpito la città della Reggia nel tardo pomeriggio di ieri. Resta comunque consentita l'attività didattica a distanza per tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado. Stesso provvedimento e motivazioni anche per il sindaco di Casaggiove, Giuseppe Vozza. Percorso diverso invece per Marcianise, dove il primo cittadino Antonello Velardi ha previsto nella notte operazioni di spargimento sale all'esterno degli istituti per consentire agli scolari di recarsi oggi presso i loro istituti. Passiamo anche allo sport, partiamo dalla Serie A. L'infermeria del Napoli risulta sempre piena e non accenna a svuotarsi con il tecnico Gennaro Gattuso, che deve fare la conta dei disponibili per le prossime partite ed anche in Europa League giovedì. Oltre all'emergenza coronavirus, gli azzurri accusano assenze per noie muscolari, avvenuti in partita e mai in allenamento. Si inizia con il portiere Davide Ospina, che prima della gara contro la Juve nel riscaldamento ha avvertito proprio risentimento all'adduttore. La difesa avverte anche l'assenza di Sai, che ha subito una distrazione di primo grado del muscolo gastrocnemio della gamba sinistra e dovrà stare fermo per 2-3 settimane.
Si continua con l'assenza di Manolas, che ha riportato una distorsione di secondo grado della caviglia destra, che lo terrà fuori un mese. Da aggiungere alla lista degli infortuni della retroguardia azzurra le assenze per Covid di Koulibaly e Goulam, riscontrate lo scorso 5 febbraio. A centrocampo out anche Diego Demme, che ha riportato un'elongazione del quadricipite della gamba sinistra e dovrebbe rientrare per Napoli-Benevento. In compenso Gattuso ha recuperato Fabian Ruiz. In attacco rientrato Osimhen, out anche Irving Lozano, che ha riportato un risentimento muscolare alla coscia sinistra nel match contro la Juve e sarà fuori almeno 3 settimane. Sempre out Mertens, lungodegente del Napoli che si sta curando in Belgio. Passiamo anche alla Serie C, Girone C. Successo sotto la neve e il gelo di San Valentino ieri al Pinto per la Casertana, che batte il Teramo per 2-0 grazie alle reti di Cuppone e Turchetta. Campo difficile a causa della forte nevicata caduta su Caserta nel pomeriggio, ma con una prova di grande cuore e carattere i falchetti ottengono 3 punti pesanti, riuscendo anche a mantenere la porta inviolata e fiondandosi in zona playoff. Al termine dell'incontro ascoltiamo le parole di mister Guidi e dell'autore del secondo gol, Turchetta. Questo è quello che vi ho sempre detto, nel senso la squadra è sempre stata gruppo. Ora chiaramente siamo migliorati dal punto di vista dei concetti di gioco che i ragazzi riescono a esprimere con più continuità all'interno della partita. Ed è normale che in questo momento, ora anche con l'aiuto dei risultati che stanno venendo, la squadra ha acquistato autostima, ha acquistato fiducia in se stessi e sanno che possono giocarsela con tutti quanti. Ma allo stesso tempo, come quando abbiamo commesso degli errori grossolani contro la Ternana, sappiamo che nel momento in cui smettiamo di essere squadra e di giocare con quelli che sono i nostri principi di gioco, rischiamo di prendere gol da chiunque. No, ma sapevamo che avevamo di fronte una squadra molto forte, anzi io penso che il Teramo sia proprio il termometro della crescita che ha avuto la Casertana. Perché se vi ricordate la partita dell'andata è stata una partita completamente opposta. Io penso che oggi il primo tempo, anche in relazione dell'avversario che avevamo di fronte, della loro qualità, della loro forza, della loro capacità di pressing, la squadra penso abbia giocato veramente un bellissimo calcio e essere 0-0 veramente mi distruggeva dentro, perché i ragazzi meritavano di essere in vantaggio, forse anche sul 2-0. Perché hanno creato una mole di gioco clamorosa e 2 palloni sono veramente occasioni clamorose. Quindi ero contento. E rispetto al girone d'andata, chiaramente si è notata la crescita che hanno avuto sia come singoli ma come squadra. Sì, sì, dovevamo rifarci. Sicuramente 5 gol è stato un passivo pesante e una squadra come la nostra matura, perché dal 2021 siamo maturi e non può permettersi di fare quello che ha fatto, soprattutto nella compattezza. Quindi avevamo quei 45 minuti da riprendere e siamo partiti bene, abbiamo spinto e fortunatamente è arrivata questa vittoria che tutti aspettavamo. Ma guarda, io la classifica non la guardo, io guardo i risultati, quindi abbiamo fatto 6 vittorie e 2 sconfitte e dobbiamo continuare, sicuramente dobbiamo migliorare il trend, perché comunque nelle ultime 3 avevamo fatto 2 sconfitte e quindi questo non ci andava bene. Noi facciamo quello che dobbiamo fare e poi ci pensiamo ad aprile quando sarà. Sì, 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 sono d'accordo anche perché sicuramente non è una scusa il fatto che era tanto che non giocavo con continuità e però le buone prestazioni magari di squadra hanno sopperito a questa mia mancanza e mia presenza in tutti i 90 minuti diciamo per incidere nella gara, e è chiaro che giocare in partite ravvicinate ogni 3 giorni non è facile per tutti. Avevo bisogno di prendere minutaggio, di prendere gamba. Il mister mi ha dato l'occasione di farlo spesso e penso che adesso mi sento bene e devo incidere. No, certo, devi sempre incidere, perché comunque sia giocando in attacco devi far gol o assist, devi fare la differenza, perché sennò è giusto che faccia altre scelte. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata, dopo di noi una nuova puntata di Zanzara d'Inchiostro e vi auguro un ottimo proseguo di serata. Alla prossima!